Lenny Kravitz è tornato, abbiamo la stessa età, però lui è un più figo di me. Comunque, a parte questo, Vittorio Sana, buongiorno. Buongiorno Massimo, ben trovato. Oggi sui quotidiani sardi, cartacei, non dimensionamento scolastico, proposta dell'ANCI per salvare 45 autonomie dell'isola. Alberto Urpi, presidente del Consiglio regionale dell'Associazione dei Comuni, dice: non possiamo andare avanti così con una legge nazionale che fino ad ora non ha tenuto conto delle specificità e difficoltà del territorio, del nostro territorio. Spopolamento, trasporti, dice a noi serve una legge sarda tarata sui numeri della scuola sarda. Poi quando dice che questa norma prevede anche il coinvolgimento diretto dei comuni che devono dialogare, dobbiamo evitare le guerre tra municipi. Cosa avrà voluto dire? Che praticamente è giusto che non ci sia una, di fronte alla difficoltà non si separino i comuni per avere la titolarità poi della sede. È chiaro che io che sono del comune di Morgongiori, faccio un esempio, si accorpa un istituto, faccio di tutto per fare in modo che i bambini di Morgongiori possano avere la scuola a Morgongiori, a discapito dei bambini del paese vicino che invece sono costretti a spostarsi dal loro paese verso un altro. Cioè alla fine poi questi accorpamenti cosa fanno? Negano le scuole nei singoli paesi fin da quando sono piccoli e di fatto costringono alla pendolarità i bambini di paesi che non sono neanche molto vicini talvolta per poter andare a scuola, ma nella scuola dell'obbligo, stiamo parlando ancora della scuola dell'obbligo, non stiamo parlando degli istituti superiori. E quindi puoi capire la difficoltà fin da piccoli, perché in molti casi bambini che devono andare a scuola e famiglie che devono mandare i bambini a scuola devono magari levarsi alle 5 del mattino per preparare i bambini per questa cosa. È un disagio non indifferente se ci pensi bene, perché porti via dalla quotidianità di questi bambini un'ora almeno di viaggio per potersi spostare da un paese all'altro. Quindi non si tratta veramente di creare le condizioni ideali perché poi ci possa essere il miglior rendimento scolastico, e contemporaneamente è un incentivo allo spopolamento di quei paesi in cui le scuole non ci sono. Cioè chi deve fare una nuova famiglia non va certo in un paese che sa già che fin dalla scuola primaria non avrà la possibilità di mandare i propri bambini a scuola. Quindi le due cose sono anche strettamente legate, perché poi di fatto sono assolutamente strettamente legate. Poi se parliamo anche dei trasporti ci aggiungiamo pure a quello, quindi guarda, alla fine infatti stai analizzando tutti i piccoli aspetti che fanno capo ad un unico grande aspetto: il fatto che la Sardegna ha una specificità che deve essere rispettata, e se non viene rispettata se la deve prendere. Non è che noi possiamo continuare a vivere ad effetto: ah, l'Italia non ci dà, l'Europa non ci dà, prendiamocelo questo, cioè è il nostro Stato, e il nostro Stato lo conosciamo noi. Stato vuol dire modo di essere, è il modo di essere della Sardegna, è un modo di essere diverso dagli altri. Lo Stato dovrebbe essere il rappresentante di un modo di essere, perché non si chiama così per caso, è il nostro modo di essere, non corrisponde allo Stato italiano, non corrisponde allo Stato europeo, risponde allo Stato sardo, che poi ha anche una titolarità dal punto di vista chiamiamolo istituzionale, quindi sarebbe facilissimo farci riconoscere lo Stato, perché siamo totalmente differenti dagli altri. D'altronde gli stati delle isole del Mediterraneo sono tutti riconosciuti, curiosamente il nostro no. Dato questa norma proposta dall'ANCI già esiste, perché leggevo, è stata passata al vaglio della Corte Costituzionale addirittura nel 2010, che l'ha dichiarata legittima, ma che finora è rimasta inapplicata. Cioè già, no, ma aspetta, però poi nel 2010 non è che sia stato istituito qualcosa di nuovo, è stato espresso un giudizio sulla costituzionalità del concetto. Questo è quello che ti sto dicendo, cioè il concetto è quello che ho espresso prima io, che è un concetto antico, che è un concetto che fa capo a quando ancora l'Italia non era unita, a quando la Sardegna era ancora Sardegna. È un concetto che è stato semplicemente riconosciuto dalla Costituzione. Quindi significa che ci sono le condizioni per farlo, solamente che poi non lo facciamo. E questo è il nodo.
Allora, cambiamo argomento. Oggi è il compleanno di Claudio Ranieri, e, insomma, e c'è chi dice, vabbè, questo è vero, perché da giocatore non è che ha brillato, però diciamo che da allenatore ha fatto delle cose e anche ha guidato squadre importanti, come sappiamo, non solo italiane. Comunque ricordiamo la Fiorentina, Coppa e Supercoppa italiana 95-96, Valencia, Coppa di Spagna 98-99, Supercoppa UEFA 2004, e poi, insomma, dopo aver giocato diverse squadre, sappiamo cosa ha fatto a Cagliari tanti anni fa, negli anni 80, e poi, insomma, diverse, quello che ha fatto con Leicester City, un vero miracolo sportivo, possiamo dire, però anche diversi esoneri. Quindi c'è stata un po' una carriera altalenante, ma comunque che ha portato tanta esperienza a Claudio Ranieri. Questo per le persone che un po' che stanno già cominciando a criticarlo, mi sembra un po' esagerato, no? Un po' presto. Sì, intanto io toglierei quel concetto espresso da calciatore, perché non si può certo dire che non abbia avuto una carriera onorevole. Vanta, se vado un po' a spanna, 30, 60, 90, 120, 200 presenze in Serie A, quindi non mi pare possa definirsi una carriera di poco conto. Diciamo che è una carriera da giocatore medio, ma non certo da scarso. Non è che abbia fatto una carriera da scarso. Faceva il difensore, lo faceva in modo onorevole, e diciamo che lo ha fatto bene per almeno 10 anni, perché nell'81-82 lui era ancora in Serie A con il Catanzaro, quindi non è che stesse giocando in Serie D. Quindi da questo punto di vista è stata una carriera, a mio giudizio, onorevole, assolutamente onorevole. Quella da allenatore è certamente superiore, partita da Cagliari, riapprodata a Cagliari con tanti passi importanti. Sì, tanti auguri all'uomo in questo caso, perché insomma le celebrazioni per l'allenatore le abbiamo già fatte, e quando facciamo gli auguri all'uomo il rispetto per l'uomo dovrebbe essere prioritario rispetto a quello del professionista, cioè nel senso che noi molte volte ci facciamo cancellare il concetto che abbiamo di una persona sulla base dei risultati che ottieni in una società dove c'è molta competizione, dove c'è molta concorrenza, dove c'è molta dicotomia o bene o male o bianco o nero, e non ci sono grigi. E in questo caso stiamo vivendo dal punto di vista calcistico un momento di grigio, scusate, grigio scuro, e questo grigio scuro per molti è sempre nero. Io sono del parere che invece dobbiamo cambiare atteggiamento, fare le critiche, è giusto fare le critiche, analizzare le cose che non vanno, ma le cose che non vanno sono il percorso che dobbiamo fare per farle andare bene, e quindi cambierei atteggiamento. È chiaro che quando dico questo dico anche che queste stesse valutazioni deve farle la società, cioè non è che io sto assolvendo nei momenti in cui spero che il Cagliari possa crescere, sto assolvendo le scelte che possono risultare sbagliate dei giocatori, di qualche calciatore, di qualche indirizzo che è stato preso, assolutamente no, ma anche in quel senso io spero sempre che ci possa essere un cambio di direzione, perché altrimenti la rovina è dietro l'angolo, cioè quando tu non hai i principi etici, non hai un atteggiamento corretto nei confronti delle cose, prima o poi il mondo ti si rivolta contro, e quindi io spero veramente che gli errori che si fanno siano errori, e siano errori a cui poi si possono dare delle correzioni e si possono dare dei miglioramenti. Già la scelta di Ranieri l'anno scorso è stato un miglioramento. Se ci fosse qualcuno che sta pensando di tornare indietro rispetto a quella scelta, che era una scelta saggia, probabilmente sta tornando indietro verso i suoi errori. Senti Vittorio, per chiudere in musica, tu conosci Paolo Fresu? Yes. Chi non lo conosce sta degna? Cioè, dimmi che non sai qual è il monte più alto della Sardegna, sta cosa. Appunto, però voglio dire, bella notizia, perché Peter Gabriel l'ha scelto, tra l'altro nel nuovo attesissimo album di Peter Gabriel c'è la partecipazione di un cast stellare, eccezionale di musicisti, e come ai fiati Peter Gabriel dice, no, guarda che Paolo Fresu è tra i più bravi in circolazione, quindi insomma una bella soddisfazione anche per Fresu, no? Perché sì, voglio dire, ma tra grande. Sardi ci si capisce, ormai Peter Gabriel è sardo, non è perché se non sbaglio a residenza Arzachena, quella zona lì. Assolutamente sì, un paio di anni fa si rese protagonista di un grandissimo gesto, perché adesso non ricordo quale artista italiano, per un incidente, per una difficoltà, non venne per un concerto, e lui si propose di sostituirlo, ci guadagnano certamente.
Quindi insomma, grande Paolo Freso comunque. No, parlavo di Peter Gabriel adesso, eh. Sì, sì, no, no, ah, di Peter Gabriel, okay. Sì, l'ho capito. Sì, no, sì, Paolo anche. Freso, vabbè, grande, lo sappiamo, ma lui è un artista straordinario, io non credo che sia questo è l'ennesima legittimazione, non è un battesimo, è l'ennesima cresima di Paolo Freso, insomma. Allora Vittorio, domani parleremo della partita, qui c'è già un... vabbè, questo lo lasciamo a domani, parliamo solo esclusivamente del Cagliari, e niente, per oggi è tutto, buona giornata, buon lavoro, a domani mattina, grazie. Anche a te Massimo, buona giornata a tutti. Ciao, buona giornata.